Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti acquistati nell'ultimo periodo. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare. E nulla, se ti piacciono i miei video, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, trovi il link all'iscrizione del canale giù nell'info box. Allora, da acqua e sapone di recente sono andata a fare un po' di spesa per detersivi, eccetera. Ho trovato questa confezione della Omnia Aloe Vera in offerta. Dentro c'è un dermobagno e una crema corpo. Da 400 ml il dermobagno, invece da 200 ml è la crema corpo. Il prezzo era convenientissimo rispetto ai prezzi dei singoli prodotti acquistati singolarmente, perché sono comunque, ecco qua, sono full size entrambe. Della Omnia ovviamente ne sentiamo parlare tantissimo, io l'ho usato tantissime volte e mi sono sempre trovata molto bene, quindi l'ho preso praticamente ad occhi chiusi. Poi della Dermoattiva ho preso questa Gold Mask Face Active, quindi la maschera quella oro, e ne ho regalato anche una confezione a una mia amica che ha compiuto gli anni da poco. La Gold Mask è una maschera di bellezza 100% made in Italy, in grado di migliorare l'aspetto della pelle con un effetto antimicrobico, riduce l'eccessiva secessione di sebo e rimuove punti neri e comedoni, rendendo di conseguenza la pelle priva di impurità, più luminosa, giovane e pulita. Grazie alle sue proprietà la pelle risulta più liscia e distesa, effetto anti-age. Non vedo l'ora di provarla. Non so quando caricherò questo video, ma ho preso un'altra confezione, una confezione di crema solare, questa volta spray, perché quella che sto utilizzando ora è cremone, è un cremoso. Questa è della Nivea Sun Maxi Formato Kids Sensitive Protect, sì, and Play, pediatricamente testato, 50 più molto alta, protezione UVA-UVB immediata, extra resistente all'acqua, spray solare 300 ml. Tra pochissimi giorni partiremo per una decina di giorni in Calabria e sicuramente quella che abbiamo iniziato a utilizzare finirà, e quindi questa qua sarà la sua sostituta. Poi, sempre della Dermoattiva, ho preso questo siero gel contorno occhi ricco di acido ialuronico e argan. Mi sta anche finendo la crema che sto utilizzando ora, quindi questa inizierò a utilizzarla immediatamente. Questo è un sample di una maschera per il contorno occhi. La linea si chiama Comfort Zone Eye Supreme Multi Action Patch, anti-stress, patch anti-stress istantanei, patch tensori occhi ad azione istantanea anti-stress. Lo proverò. In vita mia so che si portano comunque molto questi patch, maschere in tessuto, eccetera. Mi sembra che lo provai forse un paio di volte. Una era della Kiotis e l'altra non mi ricordo. Ne ho ancora una acquistata forse un annetto fa, bella sigillata, che devo iniziare a utilizzare. Non mi viene in mente di mettermi come si dice, la maschera e rilassarmi. Dovrò trovare il momento. Poi, quando ho comprato i sandali Tiffany che vi ho mostrato prima su Zalando, ho preso anche questa base della NYX, semplice base, si può usare anche da sola, con o senza fondotinta. Abbiamo una base viso. Mi sta finendo quella della Yves Rocher illuminante che avevo comprato, e ho finito anche lo spray fissante, non l'ho ancora comprato. Mi sa che ci sono i saldi da MAC, ci andrò a fare un giro.
Poi della Botanica Naturalmente ho comprato questa BB Cream Meglio Chiara Illumina Nutre Compatta Entità Idratante con olio di mandorle e burro di karité SPF 15. Al momento non ho un fondotinta, ho finito il mio fondotinta, ho finito anche i sample, sto utilizzando un correttore liquido che tiro con la spugnetta umida, quindi questo qua deve andare subito in uso. Poi ho comprato queste salviette struccanti della Dermo Cotone, dovrebbe essere Tenuno, occhi, viso e labbra, tutti i tipi di pelle anche sensibili. L'ho comprato perché c'è scritto XXL come formato. Di solito quelli là, così ciccini cincinin, hanno un foglietto non troppo grande. Speriamo che sia la realtà e non soltanto una chiappa clienti. Salviette struccanti, 20 salviette struccanti all'acqua micellare, che sono quelle più semplici da utilizzare. Basta ovviamente appoggiarle sulla parte da struccare, lasciare agire e poi tirare via tutto. Con bisabolo, che ancora devo capire che cos'è, olio di argan. Sono comode, vabbè, a casa ora sto utilizzando un latte detergente per struccarmi più la detersione con un detergente della Nivea, però quando sono in giro preferisco avere, sinceramente io ho sempre preferito le salviette anche a casa, ma di recente mi avevano regalato questo latte, non sapevo come utilizzarlo, poi mi hanno regalato anche un bocciglione di all'acqua micellare o altre cose che devo utilizzare, quindi per ora le salviette le utilizzerò solo fuori casa. Poi ho preso della Peggy Sage il Glossy Top Coat, quindi il top coat, quello che fa l'effetto plumping, extra lucido per smalto per unghie. Di recente ho acquistato diversi top coat, devo smettere di comprare top coat perché sennò altrimenti qua la situazione va degenerando. Un'altra maschera viso, questa è della Inca Rose, tessuto speciale in tre strati, Extra Pure Exclusive Gold Mask, trattamento anti-age compattante per pelle rilassata. Iniziamo a fare anche un po' queste mascherette. Altri patch, questi della Garnier, sono l'antifatica, meno 4 gradi, effetto ghiaccio per drenare questa zona quando sono un pochino più gonfi. Maschera occhi defaticante, sì, che agisce in 15 minuti. Poi, una cosina che inizierò a utilizzare quando il sole non picchierà così tanto e quando non andrò più al mare, della Vichy. Questo è il siero in italiano, siero potenziato rilevatore di giovinezza, rigenerazione accelerata, trasformazione globale della pelle, 10 segni dell'età, ma l'ho preso perché doveva essere quello per schiarire le macchie. Rughe, rughette, colorito spento, aspetto stanco, colorito non omogeneo, perdita di compattezza, perdita di densità, di tono. No. Allora mi sa che ho sbagliato. Ops. Non era quello che volevo. Ci sono rimasta male. Effetto lifting, lui riduce le rughe, ma non è quello che volevo. No, no. Lo utilizzerò lo stesso anche se non è il prodotto che avrei voluto. Mi devo ricordare che mi devo comprare un prodotto per schiarire le macchie, perché purtroppo un paio di anni fa mi sono uscite due macchie qui sul labbro e mi si stanno formando diverse macchiette, ne ho almeno tre. Anche se uso sempre crema solare, sto molto attenta, non mi espongo senza protezione, ma purtroppo ce li ho. Ok,
Video finito, spero che i miei acquisti ti siano piaciuti, se ti sono piaciuti ovviamente ti invito a mettere un pollice in su, se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box e qui nell'ultima schermata trovi il tastino per iscriverti a questo canale. Io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!